Salve a tutti, buongiorno, buongiorno. Oggi giornata pesante, giornata pesante, giornata che mi ricorderà, mi ricorda del perché non posso più fare le notizie la mattina e leggere più di un minuto qualcosa su internet. Oggi l'allergia cattiva, oggi è parecchio cattiva. Però l'importante è che ascoltiamo le notizie. Io ho ascoltato poca roba, ma oltre la questione della funivia, non so cos'altro era successo. Beh, oltre anche al cessate il fuoco, che non ho più avuto aggiornamenti perché non ho ascoltato né Radio Tremondo, né sono capitato sulle notizie del mondo, giornalistiche varie della televisione. Salvia, è passata Salvia, oggi lei è più carica di me. Stavo ascoltando però, infatti, oggi qualcosina che è successo almeno su GR3. Si parlava delle solite cose, ma adesso lo andremo a vedere. Quindi, bentornati, spero stiate bene. Bentornati a News and Gaming. Non so come chiamarlo bene questo format, boh, una roba del genere. Mister Mime, intanto sculetta alla grande. Dove giochiamo? Ascoltiamo le notizie. Il mio dei più classici, delle mie più classiche routine. Quindi, se siete pronti, metterei play. Iniziamo dalla palestra di Aranciopoli. Boh, non mi ricordo. Vabbè, sì, palestra di Aranciopoli, Pokémon elettrici, un piccolo giochino da fare con i sacchi della spazzatura, come in ogni cosa, come in ogni generazione di Pokémon. Hanno rimasterizzato anche questo minigioco, un po' babbo, ma vabbè. Che dire? Andiamo. Ore 8 GR3 e delle 45. 8:45. Dopo ascolteremo anche Radio Tremondo, che sarà delle 50, che non parte. Scoppio ritardato. GR3, direttrice Simona Sala. Vite spezzate, 14 morti nella tragedia della funivia in Piemonte, gravi le condizioni del piccolo Eitan. Unico 100 di sopravvissuto, si ritorno. indaga per omicidio colposo plurimo. Cordoglio delle istituzioni, Vabbè, adorato il comunque. presidente Mattarella richiama al rispetto delle norme di sicurezza. L'aereo è dirottato in Bielorussia, Europa e Stati Uniti chiedono Sì, l'immediato dell'aereo rilascio del giornalista dirottato si sequestrato da parlava anche. Minsk. Mille identità, un solo uomo, compie 80 anni Ho Bob usato un Dylan, attimo lo autore schermo. senza tempo. Buongiorno da Francesco D'Ayala, in studio con Valentina Partiamo. Antonelli. L'Italia sotto shock per la tragedia della funivia Stresa-Mottarone. In 14 teoria morti, ho un unico sparo sistemato anche i sotto livelli l'ombrello rispetto civile all'altra è gravissimo. volta. Cordoglio unanime delle istituzioni. Del tragico incidente parla il presidente della Repubblica Mattarella, che raccomanda il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza. Per gli ultimi aggiornamenti, linea alla nostra inviata Carla Frogheri. Il rumore, quello che è rimasto impresso della mattina di ieri, quella frustata del cavo di acciaio che si spezza e Che ansia. all'improvviso la cabina che precipita nel vuoto fino a schiantarsi contro gli Che abeti. ansia. E così prova a descriverlo una testimone qui a Stresa. Si è sentito un tonfo pazzesco, poi un rumore tipo di ferraglie e poi un altro tonfo. In pratica la funivia è rotolata e si è fermata contro gli alberi.
Cos'è successo a pochi metri dall'arrivo della cabina su al motorone? Deve capirlo. L'inchiesta della procura di Verbania, il fascicolo è aperto per omicidio colposo per le 14 vittime e per le lesioni per l'unico superstite, Ethan, il bambino di 5 anni e mezzo che è ricoverato a Torino per fratture multiple. Se lo chiedono tutti a Stresa e anche gli ultimi che erano saliti sulla funivia al motorone nell'ultima corsa prima della tragedia. Sentiteli. Come è capitato alla corsa successiva, poteva capitare benissimo anche scusate, la nostra. Scusate, lo stallo. Quella che abbiamo preso noi era azzurra, quella caduta era bianca rossa. Grazie a Dio noi siamo ancora qua a raccontarla. La manutenzione effettuata a novembre scorso, afferma la ditta, i cavi dovevano essere cambiati tra 8 anni, tutto regolare, quindi sembrerebbe l'aria però sotto sequestro stamattina. Tra poco alle 10 il ministro delle infrastrutture Giovannini, qui e poi Curcio e poi la sindaca di Stresa, ci sono già i volontari del soccorso alpino e i vigili del fuoco. Il loro portavoce Luca Cari, anche lui è salito sul posto. E oltre alle difficoltà operative, che il terreno è molto impervio, scivoloso, e poi c'erano corpi lungo la discesa e poi ecco l'impatto anche dentro la cabina, tutti purtroppo senza vita. Nella mente di tutti, appunto, vabbè, intanto battiamo un po' di allenatori. Incastrate all'interno della cabina, gli altri purtroppo. Ma no, forse l'avevo già fatto. Come una bomba, l'hanno descritta anche i testimoni. Poi l'ultima vittima, il bambino morto in ospedale dopo il. Li avevo già battuti. Poche ore dopo l'arrivo dell'elicottero. E da Stresa tutto a voi. Ed ora nel servizio ripercorriamo quanto accaduto. Un cavo che si è tranciato di netto, facendo precipitare la cabina nel vuoto. La funivia era stata riaperta sabato e la zona turistica era affollata, anche per il bel clima e la riapertura degli impianti. Una delle prime persone sul posto, la sindaca di Stresa, Marcella Severino. È stato devastante vedere persone easy. Così sparse intorno alla cabina, la cabina schiantata contro questi abeti, 14 persone. L'hanno fermata per fortuna perché il posto è abbastanza scosceso. Una tragedia inaspettata. La fune dell'impianto ha ceduto a 100 metri prima dell'ultimo pilone, in uno dei punti più alti. Alcune persone che erano in zona hanno sentito un forte fischio e hanno visto la funivia che stava arrivando in vetta retrocedere velocemente. Quando è arrivata al pilone è stata sbalzata via. Una testimonianza raccolta pochi minuti dopo lo schianto. Si è sentito un botto pazzesco, poi si è sentito come qualcosa che stesse rotolando e poi un'altra botta pazzesca. Si vede che era rotolata, gli alberi si vede che l'hanno frenata e si è sentito un altro tonfo pazzesco. E oggi a Stresa è stato proclamato il lutto cittadino. Elena Viola, GR3. Famiglie con bambini, nonni e genitori, fidanzati appassionati della montagna, la loro gita si è trasformata in tragedia a pochi metri dalla vetta. 5 le famiglie spezzate, 14 le vittime. Tutti in gita su quella montagna a pochi passi da Varese, tra vette e laghi dove tornare a respirare quella libertà repressa per mesi causa Covid. Coppie di fidanzati e famiglie con i bambini, il cavo spezzato come le loro vite e i loro sogni. Silvia Malnati ed Alessandro Merlo, 26 e 29 anni, lei si era laureata un mese fa, convivevano da 10 anni, condividevano la passione per i viaggi. Serena Costantino aveva vinto una borsa di studio al CNR, da Granate, in Calabria, si era trasferita a Verbania. Il fidanzato iragnano a Roma lavorava in un bar per pagarsi gli studi universitari. C'è la pubblicità dietro della quelle montagne per un fine settimana MSN. Romantico. Roberta Pistolato voleva festeggiare in vetta i suoi 40 anni. Dai, medico impegnato nella lotta al Covid. Era con il marito Angelo Gasparro, guardia giurata. Vittoria Lieutenant Sarge. E Pokémon, soltanto. Di 6 anni. Si che voi, scusate, a giugno. Annientata in quel volo della cabina anche una famiglia israeliana, Amit Birana. Aveva 30 anni, studiava medicina a Pavia, la moglie Tal 27, loro bimbo Tom appena 2, morti anche bisnonni arrivati da Tel Aviv per stare qualche giorno con i nipotini. Ariana Di Giorgio, GR3. La domanda che molti si pongono è se manufatti come le funivie siano sicure, se le regole sulla manutenzione siano adeguate. L'abbiamo chiesto all'ingegner Monica Borsatto. In generale sono molto sicuri, soprattutto per la normativa italiana, che è molto restrittiva. Noi abbiamo delle normative che ci danno delle revisioni particolari, quindi generali e speciali, a varie scadenze. Ecco, ma quali sono i punti critici, quelli da monitorare con più attenzione? Le parti meccaniche sono quelle più soggette agli agenti atmosferici, mi viene da dire, perché e agli investimenti. Instagram 15 top. Continua a monitorare, dai. Martin e Mainz. Abbiamo un bell'attacco di fiamma band.
tanto, abbiamo dei manuali di manutenzione dei costruttori che ci danno giustamente esatte, ma non la sul tappeto perché abbiamo dei controlli e dei prescottato. Molte città si stanno orientando verso le funivie per il trasporto pubblico. Secondo lei può avere senso? Ha moltissimo senso. Ah, oh, per poco. Inseribili dal punto di vista urbanistico e ambientale. Direi di cambiare Pokémon. Andare. Anche il premier Draghi segue da vicino gli sviluppi della tragedia in Piemonte. Il presidente del Consiglio oggi partecipa al Consiglio europeo di Bruxelles. Volerà a Bruxelles nel pomeriggio Mario Draghi per discutere con i suoi omologhi di immigrazione, Covid e clima. Lascia ai partiti qualche ora in più per riflettere sul decreto semplificazioni che doveva essere affrontato oggi alle 11.30 in un vertice sul piano di rilancio, ora limitato solo al tema governance. A spaccare la maggioranza sono alcune norme ipotizzate dai ministri Cingolani e Giovannini per velocizzare le opere pubbliche. PD 5 Stelle e il ricorso costante al massimo ribasso perché un'impresa pagata la ricarica poco con la cauzione, ma salari e sicurezza sul lavoro, mentre i subappalti liberalizzati potrebbero diventare terra di conquista, dovrebbe essere abbastanza cazzo, ricordano i 5 Stelle. Per Letta bisogna snellire la burocrazia impedendo però gli abusi. Per Salvini il codice degli appalti va completamente abolito. Forza Italia aggiunge: bisogna correre se non vogliamo perdere i fondi europei. Dalle opposizioni Fratelli d'Italia considera urgente semplificare, ma chiede di coinvolgere il Parlamento. Pratoianni si schiera con i sindacati, fanno bene, dice, a evocare lo sciopero generale. Pablo Rojas, GR3. Avrebbe compiuto 60 anni oggi la Rai, la giornalista della Rai uccisa in Spagna il 20 marzo del 1994 insieme all'operatore Miranda, due omicidi sui quali non si è mai riusciti a fare luce. Stamani la nostra collega verrà ricordata con una cerimonia nel suo paese d'origine, Compiano, in provincia di Parma, previsto l'intervento del presidente della Camera Fico. Focus GR3. Adesso borsa. Nel nostro approfondimento il caso del volo Ryanair Atene Vilnius, dirottato in Bielorussia per consentire l'arresto di Roman Protasevich, giornalista e oppositore del presidente Lukashenko. Gli Stati Uniti hanno chiesto il rilascio immediato del dissidente. Proteste della NATO. Una violazione inaccettabile delle regole internazionali di navigazione aerea, aspetta il ministro degli esteri Di Maio. Il Consiglio europeo, che si apre oggi a Bruxelles, discuterà di possibili sanzioni a Minsk. Al microfono del frattempo avvelenato, mi chiedo se può avvelenarlo e anche scottarlo dopo. È una formula che esce dagli anni più bui della nostra Repubblica. In questo caso, anche Pikachu, mentre che ci sono, e se ne fa scudo per compiere una serie di violazioni del diritto internazionale, riportando d'attualità l'arma del dirottamento aereo che dopo l'11 settembre 2001 credevamo di avere in larga misura disattivato. Cosa fa questo? Dal Consiglio europeo c'è chi è pronto a chiedere nuove sanzioni contro il presidente bielorusso Lukashenko. Ora i problemi. Quanto accaduto può fare deteriorare ulteriormente rapporti già tesi tra Bielorussia e Unione Europea? Il Consiglio europeo di oggi domani discuterà della vicenda bielorussia ed aveva già all'ordine del giorno un possibile inasprimento delle sanzioni al regime di Lukashenko, il cui comportamento 6 e 2 unanimemente. Cazzo, ancora paralizzato lì. USA e da tutti i paesi completamente dimenticato. Mannaggia. L'efficacia delle sanzioni, a mio avviso, vediamo. Yes. Buona. Esistono dittatori con cui è utile avere buone relazioni. Nice. Allora, potrei fare di nuovo in Italia con l'emergenza Covid. Da oggi tutto il paese è rapido, ancora in campo debolino. E le vittime, grazie alla campagna vaccinale che procede. Può anche paralizzarlo, può anche paralizzarlo con onda che lo paralizza. Ma proviamo con onda. Salgono invece con buon ritmo le cifre della campagna di immunizzazione. 31 milioni di dosi ad oggi somministrate. Un italiano su tre ha ricevuto almeno una fiala, uno su sei anche il richiamo, per un totale di 10 milioni. Speriamo che non utilizzi nessuna pozione, regioni per offrire il vaccino ai vacanzieri. Frena la ministra Tremini, dovrebbe avere una mossa decente, spero. Commissario all'emergenza Figliuolo, che mantiene il punto priorità per fasce di età più fragili. Concorda Franco Locatelli. Mammifero sarebbe interessante magari utilizzare anche un par assieme. Avremo centrato l'obiettivo quando saranno immunizzati anche i 50. Speriamo che ce la faccia di farcela, perché la campagna vaccinale a fare la differenza.
partenza. Ma buona, buona, bella difesa, bella difesa speciale. Cazzo, sapevo che falliva. Lo sapevo che falliva. Allora andiamo direttamente di parassieme. Mentre nuovi dati indicano Pfizer e AstraZeneca molto efficaci contro la variante indiana dopo la seconda dose. Dovrebbe reggere, almeno che un brutto colpo. Nice. Una carriera straordinaria tra musica, cinema e poesia. Cantore dell'America delle sue storie, sottolinea Alessandro Carrera, docente di buona, 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 assieme prendiamo anche un po' di PS. George Bernard Shaw, nice, nice. Un Oscar. 600 canzoni devo allenare un pochino di più i Pokémon, però cambiando musica, cambiando voce, che... cambiando stile. Alessandro Carrera, ma avvelenare proprio in questo gioco, bisogna catturare i Pokémon più che avvelenarli, più che allenarli. In qualche modo ha cercato di impersonarle tutte quelle che poteva attraverso 4000, ma che tirchio, e i temi che ha toccato. Lui ha cercato di essere un po' tutta l'America e sono canzoni che ci parlano ancora oggi, alcune dopo 60 anni. Bennato? Sono benissimo parlare anche bravo, a un bennato di oggi. Dylan scrive canzoni, cambia gli arrangiamenti, cambia le melodie, questo è quello che fanno i jazzisti. Mi ero distratto un secondo. Lui nell'ambito della canzone, perché la canzone è un organismo sempre in trasformazione, come lui stesso, no? Non vuole fossilizzarsi creando strutture molto complesse. Siccome sono speciale, cosa mi dai? Autografo. Ma vai in... I più grandi ammiratori di Dylan sono tra i romanzieri. Ha insegnato come si raccontano storie in versi. Fulmine, vabbè, ce l'abbiamo già. La parola del giorno. Davvero shocking. Come in un film della saga di 007, quello avvenuto nei cieli della Bielorussia sarebbe una scena da Oscar. Purtroppo, in questo caso, c'è di mezzo la libertà di un giornalista scomodo. Direi di salvare il giornale anche. Termina qui, vice direttore Francesco De Vitis, responsabile di edizione Laura Guida in redazione. Saluto i viewers che si sono collegati per o il primo viewers da, tra l'altro da YouTube. Che emozione, non lo devo vedere, ma le mie emozioni ci sono, esistono. Questa edizione è disponibile. Adesso andiamo anche con Radio Tremondo, ok. Il mio più preferito. Oh no, c'è Misty. Cosa cazzo la vuole Misty? No, cosa vuoi Misty? Ragazzino Kyo. Misty ha rimesso in sesto i miei Pokémon. Grazie. Un bagno nel mare. A volte la piscina mi sta un po' stretta. Dove te ne vai? Per caso sei diretto alla grotta Diglett? Bah, ci andrò. Ok, grazie. Posso accompagnartici io se non sei ancora se non ci sei ancora stato? No. fammi vedere una cosa. Perché la grotta Diglett dov'è? Che noia la grotta Diglett. Sono fighissimi come Pokémon Diglett. Allora, Diglett dove cavolo sarà? Ponte Silenzio dove c'era Snorlax. Qua non ci posso andare perché non ho il tè. Ah, dove si arriva? Centrale elettrica, percorso 9. Vabbè. Allora, in teoria lei mi ha ricaricato i Pokémon, ma volevo spendere due soldini sul Mart. Pokémarket. Urca, 72.000. Vediamo come siamo presi a Pokéball. Ne ho già 100. Allora, prenderei un po' di Mega Ball, 600. Spendiamo i soldi che ci ha dato. Facciamo 11. Buona, buona, buona. Una Premier Ball, nice. Super pozione ne ho troppe poche, almeno 4 4 8 possiamo fare 6 tondi, dai. Buona. Pozioni ne avevo, ne prendiamo altre 2. Nice. Madonna, il naso tappatissimo. Fune di fuga ne ho già una.
repellente. Ma prendiamo un'altra di fumo di fuga, da dove si parla di grotta Diglett. Repellenti difficilmente li utilizzo. Profumo invito. Altri 5. Non costano neanche tantissimi. Direi basta così. Direi questi non mi servono. Antiparalisi. Sveglia. Ancora non ho provato nessuno che mi addormenta. No, volevo vedere se avevo qualcosa da vendere. Che vignettatura ho di fatto buio sulla webcam. Allora, vediamo. Caramella rapidità. Questo è cuore. Nice. Pepita. Ciappa. Siamo già a 67, il domo fossile ancora presto. Sono quanti soldi? 3.500. Basta direi, dai. Non so, forse avevo anche altra roba da vendere, ma direi che basta così. Basti così. Allora, Misty, portami dove vuoi. Che noi nel frattempo mettiamo Radio 3 Mondo delle 6.50. Studio che mi fa la musica di intro. Buongiorno Mario Fabri, ben ritrovati in rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo, 24 maggio. Grazie, 2021. Mister. Cominciamo questo nostro spazio partendo dalla questione bielorussa, in particolare l'avete ascoltato anche dal GRT. Dal GR3, dal volo della Ryanair, che è stato dirottato nella giornata di ieri sulla capitale bielorussa di Minsk per arrestare un oppositore di Lukashenko. La notizia apre pressoché tutto qua, è fatto Misti. Informazione in giro per il mondo. Andiamo sulla BBC che racconta appunto. Ah no, ma di qua c'è il coso, c'è Snorlax. Adesso nessun flauto. Viviamo in teoria col flauto. Andiamo alla Diglett. Dove ci porta la Diglett? Questo non era quello che aveva fatto lui. Dopo che un avvertimento proveniente proprio da Minsk segnalava al capitano di dirottare il volo verso la capitale bielorussa. Assurda sta storia, assurda. Possibile presenza di una bomba. Dirottare un aereo sul velivolo, velivolo che è stato appunto scortato fino all'aeroporto di Minsk dopo l'atterraggio, dopo assurdo. Una breve perquisizione del velivolo alla ricerca almeno eccellente. Le dichiarazioni ufficiali di un ordigno presente a bordo, è stato invece arrestato il oppositore bielorusso, il giornalista Roman Protasevic, 26 anni, uno tra i dei super giù oggi il signore a Radio 3 Mondo, contestato presidente bielorusso, solito è abbastanza carico, ricorda la BBC, non è uno dei più carici lui, più carichi lui. L'evento di ieri si inserisce in una fase lunga ormai in atto la sua intensità dallo scorso agosto, da quando Clefairy che infarto molto Chansi criticate. No, beh, basta, ne ho due sicuramente di Chansi. Scrive il network britannico ad agire contro qualsiasi voce contraria. La prova è per Zubat, non ne ho ancora. Figure dell'opposizione sono state arrestate. Comodi Zubat. Fuggite, vivono. No, forse ce l'ho già. Sì che ce l'ho Zubat. Su quale possa essere la risposta dell'Occidente a partire dagli Stati Uniti e poi cos'è? Dei vari paesi europei per quel Diglett più grande. È riportata quella del presidente della Lituania Gitanas Nausėda, che ha chiesto all'Unione Europea di imporre nuove sanzioni economiche contro la Bielorussia e proporrà ufficialmente questa soluzione nella giornata di oggi, quando si incontrerà con gli altri leader. Fatemi sapere anche se si sente bene e ho fatto bene il mix tra l'audio della radio, il mio e il coso, il gioco, perché ieri ho fatto un piccolo test, ma le mie orecchie non sono le vostre.
Visto l'acqua, finalmente qualche mossa decente. Alleluia. Quanto ha visto l'acqua, tra l'altro? Ha dichiarato che l'amministrazione statunitense si sta coordinando con i vari partner europei per adottare nuovi provvedimenti ai danni di Minsk. È venuto anche il capo della commissione per le relazioni Pokémon, giocherei una vita intera di Pokémon, madonna. Ha denunciato quello che viene definito un atto di pirateria e per questo un'interruzione di tutti. Ho proprio detto, madonna, che ci giocherei una vita ai Pokémon sopra o verso la Bielorussia. Come va? Tutto bene? Il corrispondente diplomatico. Spero tu stia meglio di me, che io ho l'allergia a mille oggi. Seguirà concretamente, mamma mia, i fatti di queste ore. Mi fa piacere. Racconto, si sente bene la radio? Il presidente di commissioni per gli affari internazionali del Regno Unito e è stato difficile fare un mixing abbastanza decente. Perché io ho la voce un po' bassa, sia di volume che comunicazione commerciale, anche l'ingresso di la voce bassa anche di tono, oltre che di volume. Quando lo metto in riproduzione, un piccolo test che faccio qua con OBS, non sento altro che il subwoofer sotto la scrivania che mi asfalta proprio, mi butta giù casa. Dovrebbe essere ciao Salvia, nelle prossime buongiornissimo caffè. Una fase in cui invece la tensione, ma sai che me lo farei un altro caffè, sono così tanto rincoglionito oggi. Ma è l'allergia, però non penso che il caffè, cioè a parte che bevi Deca, tu ti vorrei del caffè. Sergei si erano parlati, un mister Mime sta doppia sperla, è il mio potere preferito. Ma che brutto, madonna, mister Mime è uno dei miei preferiti perché è super creepy, è mega creepy, è vero, infatti non lo sopporto. Sto giocando con col coso, con un emulatore. Ho detto nella vita basta dare soldi alla Nintendo. Ci avrò speso un millino in tutta la mia vita con tutte le cose che ho comprato della Nintendo nella vita. Madonna mia. Nintendo li vuole i nostri soldi, li vuole alla grande. Sì, infatti li ha richiamati spesso. Quando ero più giovane Nintendo tirava tantissimo. E quindi cosa fai? Resti isolato dagli altri ragazzini. Quindi la mamma, l'amico, quello, l'altro ti comprano. Cos'è che il Polar? Viva gli emulatori, sì. Ma ai tempi, quando ero più piccolo, il computer non ce l'avevo. Però quanti soldi avrebbe risparmiato mia madre? Maggiormente intelligibile per l'opinione pubblica statunitense. Mi sentivo sempre in colpa a chiedergli di comprarmi un gioco, perché sapevo che i giochi della Nintendo costavano 10 volte tanto quelli della PlayStation 1 o 2. Ma veramente? Eh sì, perché i giochi della Nintendo non vanno mai in offerta. Beh, ti hai ragione, è vero. Vista l'impossibilità né la necessità di fare guerra alla Russia, attenzione, era inevitabile. Allora, mimica chiusa, copia l'ultima mossa. Che cosa provocherà invece l'evento di ieri? Sono sempre più propensi a comprare cose, che costano di meno, non pensando che in realtà. In che senso sono sempre propensi a comprare cose che costano di meno? Genitori, forse. Ah, ok. Che nella produzione. Innalza la barriera. Sì, sì, è infatti. Proprio su questo tema allora, oggi non abbiamo lag, proprio oggi è velocissimo tutto. In Russia, cioè molto talento della Russia, credo che sia necessario. Però sì, vabbè, tra Washington, ai tempi le PlayStation 1 buon bagno. Ai tempi una volta le PlayStation 1 erano difficili da comprare, dipende da che regione, eri da comprare originali, già te le vendevano
masterizzate, nudate, insomma. Era una cosa normalissima per la PlayStation 1. Perché così poteva giocare con quelli masterizzati. La possibilità di aprire delle fabbriche sul territorio. Meditazione, doppia sberla, mimica. Farei barriera o meditazione. Anche manifatturiero statunitense molto vicino all'amministrazione. Ci togliamo barriera. Almeno segnalavo che queste dichiarazioni sono precedenti, sono del super critico mistero. Anche una femminuccia. Fatto del volo Ryanair, segnalava, dicevamo. Io ho un maschietto. Un assenso dalla dal settore. Già sono il terzo Diglett, se ci fosse accade a caso sarebbe super gasata. Ma glielo dico la ma dov'è che spunto? Anche più buio di questo, sì, questo è illuminato. Sempre più frequente viene definito in questa maniera. Dov'è che esco da qua? Nonostante le pressioni americane in vista dei prossimi colloqui sulla sicurezza. Guarda che creepy che è Mr. Mind. No, l'essenza della creepiness proprio. Sì, infatti i miei preferiti sono Mr. Mime e Jinx. A me fanno un po' paura. Ma da piccolo veramente mi facevano paura, però là. Guarda che paura. Poi sono enormi. Tra i due giganti, nonostante. Ma tra l'altro, quello che mi fa ridere è che lui in teoria dovrebbe essere un mimo clown. Quindi la cosa peggiore di tutti, diceva. Non so cosa gli sia venuto in mente. Giapponese. Non so cosa gli sia venuto in mente. Allora, qua dovrebbe essere un aiutante del dottor. Professor Rock. Vediamo. Oliva. Brock. Brock, sì. Ma dov'è Brock? Era comparso prima sulla schermata. Sì, è vero, quando ho salvato. E non ci vedo. Infatti l'altra volta dicevo che in teoria c'era una puntata dei Pokémon in cui Brock apre gli occhi. È vero. Sì, tipo che non mi ricordo cos'è che fosse successo, ma tipo che prende... Vabbè, adesso lo cerco sul po'. Scrivere Brock o fra virgolette così con gli Stati Uniti in un rapporto tra Mosca e Pechino. Se non sbaglio era questo qua quando si innamora probabilmente. Why does Brock never open his eyes? Brock open his eyes, vediamo su Reddit. Ho parlato più volte anche in questo spazio. Sì, è bellissimo. Proprio per quello che dicevamo poco fa, per non perdere il controllo sul continente europeo. Sì. Poi sono le domande. Strategia americana. Anche se Russia fosse capace e soprattutto fosse libera di muoversi. Semplicemente fatto sensibile. Con le varie cancellerie. Può essere. Europei, che abbiamo forse era questo il video in Medio Oriente, preoccuparci della cessa del fuoco della traia. Stavamo guardando Brock che apre gli occhi, appunto, vediamo se riesco a metterlo anche OBS. Il network catarino di come mediatori egiziani insistiano, ecco, facendo la scuola tra Israele e la striscia, perché dovrebbe essere più grande adesso. Dove sei OBS? No, è piccolo lo stesso. Il fuoco è per questo. Ieri hanno sì, madonna, se non li portiamo diversi, sono l'opposto proprio. Che così piccolo, vabbè, ma niente. Godiamocelo lo stesso. Si è già incontrato, nella giornata di ieri con le autorità giordane nel tentativo pubblico. Oddio! Vedi che c'era l'Evitar. Ha fatto piangere l'Evitar. Una richiesta di aiuto. Io non me lo ricordavo che appunto c'era una puntata a favore della però l'Evitar è della seconda generazione in teoria. Gli aiuta alla quale hanno risposto anche gli Stati Uniti. Dio mio, che paura. Vabbè, detto questo, ritorniamo al gioco.
Silvia non ci credeva. No, no, no. Eppure. Sì, sì, ma infatti comunque i miei cosi, i miei format si chiamano sempre qualcosa tipo stress free, non stress, stress Pompea si chiama. Non stringe, non stress. No, perché... gioco, cioè, penso che il gioco più stressante che abbia giocato ultimamente cosa può essere? Battlefield. Sì, forse ho giocato Battlefield per 3-4 giorni in un mese. Sì, no, ma raga, anch'io ero solo da spettatrice, l'ho trovato molto stressante. Quindi assolutamente. Però mi è piaciuto. Mi è piaciuto Battlefield, capita. Ci volevo giocare qualcosina di multiplayer. Io che nella vita non ho mai giocato a qualcosa in multiplayer. Ma dov'è che siamo spuntati, tra l'altro? In Beopoli? Dov'è che è nella mappa? Da annullare specialmente. Io non ho ancora capito se sono in data adesso oppure no. Di razzi e di missili. Non mi è arrivata nessuna mail, però. Così indietro siamo tornati, cazzarola. Ma è un'altra parte del mondo. Nessun governo che si tirerebbe indietro davanti ad una minaccia. Dentro la stuvietta. Per questo gli Stati Uniti rimangono al fianco. Di Israele. Vediamo se vado. No, ma forse poi mi ci fa tornare il dottore proprio qua, il professore. Dal dottor Hawk. Nel momento in cui gli Stati Uniti ciao dottor. Dov'è? Cioè, dai, citazione, ciao dottor. Ciao dottor. È Lillo che lo dice. No, aspetta. Quello che abbiamo visto anche su Fascisti su Marte. È un film. Non ho detto che è su Fascisti su Marte, dico il personaggio che lo dice. No, no, è un attore americano, proprio ho fatto la citazione in italiano del film di Piazza. Non lo so, allora, io non ho mai... vabbè. Altissima cinematografia. Nella politica americana, sulle monde, invece le monde stila quest'oggi. Ok, quindi questo sarebbe come... E perdere. Ma vede che succede? L'ultimo conflitto israele. Che deve da succedere? Andiamo a vedere insieme quali vengono. Ma è presto? Ah no, sono cazzarola, sono già le 10. Sono già le 10. Pensavo che fossero ancora le 9, nonostante io inizi la live alle 9:30, vabbè. La campagna militare contro la striscia di Gaza. Che adesso mi ricordo più o meno il suo profilo. Dov'è che era Plumbeopoli? Forse si avvia ad una nuova vita, ergendosi al solito appare della sicurezza israeliana. Non ho sbagliato strada, forse no. Hamas, che ha deciso con un cinismo assoluto di trasformare la vittoria simbolica dei manifestanti di Gerusalemme Est in una campagna personale per il peso, la propria leadership politica. No, scusa, palestinese. Il presidente turco Recep Erdogan, che è riuscito, non si possono assegnare le cose, cazzarola, su questo gioco. Mondo islamico a rendersi il campione. Così grotta digle. Insomma, andiamo a parlare col professore. Anche tu sei parlare col professore, Joe Biden, che si è lasciato travolgere dalla sua prima crisi diplomatica, questo appunto. Andiamo a vedere che cos'è che è limitato a richiedere una semplice escalation senza intervenire. Dimmi tutto, bando alle ciance. Nella crisi migliore, per la luce, tutto l'incapacità di adottare un nuovo approccio a ciò che capita tra Stati Uniti e palestinesi, rimanendo invece ancorato ai vecchi criteri statunitensi. Questo oscurità, vattene via e fai spazio. Alla luce. La barda spaziale. Visto, grazie alle mie incredibili capacità di concentrazione, non devo più pagare l'Enel. Ok. Capita sempre quando si tratta di crisi. Già, basta solo un po' di concentrazione e non si paga più l'Enel. Tutto francese nei confronti. Insegna. Ah, non la vuole imparare Ivi. Europea, tutto francese si intende in forma strumentale quando Parigi. Quando si scrivono queste cose in abito francese, essenzialmente si segnala la volontà, ma riuscita in questo caso per Parigi, di utilizzare
Spegniamo le luci. Ivi, sei pronto? Fai come me, sgombera la mente. Adesso fai un respiro profondo. Oscurità, vattene via e fai spazio. Luce. Tra i tre perdenti da Le Monde che hanno dimostrato come il nome del Medio Oriente formato dagli accordi di Abramo siglati dagli Emirati Arabi, Bahrain, Marocco e Sudan non è riuscito a promuovere nessuna opera di contenimento. Sì, grazie. Fammi parlare con tuo zio. Non è riuscito ad avere una vera e propria voce positiva. Un roccioso è a est di Celestopoli. Ok, dov'è la Celestopoli? Sui paesi firmatari. Così capisco un attimo dov'è che devo andare. A est di Celestopoli. Ok, capito. Buona. Incredibile. Perlomeno molto Mime, cosa stai facendo, Mr. Mime? Che stava segnalato dagli stessi accordi di Abramo, che essenzialmente con i quali questi paesi si avvicinavano agli Stati Uniti. Oh no, cosa vuoi, Spritz? Tramite gli Stati Uniti ed Israele, rinunciando di fatto all'utilizzo classico, riferimento all'Arabia Saudita su tutti, della causa palestinese come vettore imperiale, proprio perché troppo indifferente. No, ci vado da solo, così quasi, sai. L'escamotage retorico. Sì, vuoi andarci da solo. Capitato in passato, vale la pena anche sottolineare, ma soprattutto la Turchia come vincitrice, su questo siamo certamente d'accordo, di quanto è capitato nell'ultima crisi. Cambiamo ancora pagina, avete sentito dalla GR, il Wall Street Journal racconta con un suo scoop di tre virologi, tre ricercatori dell'Istituto di Virologia di Wuhan in Cina, che secondo punti lotta forte dal quotidiano statunitense erano diventati si erano ammalati talmente utilissima signori novembre o meglio nel novembre 2019 scorso, nel senso di precedente all'esplosione poi all'inizio del 2020 del virus, si erano ammalati al punto da essere ricoverati in un ospedale locale proprio nel novembre. Pietrafoglia, 2019, secondo un ma posso utilizzare da su Ivi? Fino a questo momento super conosciuto che appunto rilancia in ma dove vado a finire se seguo sta strana? Che sia stato il virus su. Prodotto in un laboratorio cinese, scrive il Wall Street Journal. Per il momento non ci sono posizioni ufficiali di attribuzione di colpevolezza, scrive ancora il quotidiano, ma è intervenuto il portavoce della continuate a chiedere una maggiore indagine da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non soltanto nello stabilire quale sia stata l'origine definitiva del virus, ed un articolo come questo non fa aumentare la pressione degli mannaggia stati dell'amministrazione Biden in forma identica a quella dell'amministrazione Trump. Capire dove sono? Stato l'anno indietro. Scientificamente la Repubblica Popolare alla Cina ha la responsabilità di aver prodotto il virus nella giornata in cui, da ultimo leggiamo sul Global Times, la Cina raggiunge il record di 500 milioni di dosi di vaccino somministrate alla popolazione, l'annuncio di una produzione di 3 miliardi di dosi entro la fine del 2021 di dosi appunto di vaccino prodotti in Cina. Era questa l'ultima notizia. Se si è tornato l'allenatore qui alla console, Giulia De Luca in redazione, Cettina Flaccavento in regia, da Tero Fabio, un proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3. Ogni giorno in cui la Sicilia è staccata dall'Italia e sempre su. Bene, anche Radio 3 Mondo è andato. Aspetta che tiro su l'audio di cosa? Come si chiama? Di Pokémon. No, è Mixer. Perfetto. Ok. Andiamo dal professor Locke, vediamo. In teoria dovrebbe dirmi che tutto va bene nella vita. E che siccome ho catturato 2 milioni di Pokémon, sono un bravo ragazzo, ti darò, non lo so, dammi qualcosa, Mr. Rock. Cosa c'è qua? Ah, ok. Pensavo mi dassi qualcosa. Che tirchio che sei.
Mamma mia, scusa. Professor Oak, dove sta? Eccolo qua. Va con le Pokéballs. È abbastanza bene. 59 visti, 35 catturati. Nel varco del percorso 11 di aggiungere il sistema di valutazione alla borsa. Non mi carti. Porto 11 dov'è? Penso sempre più o meno dalle parti del tunnel roccioso. No, questo è percorso 9. Percorso 12, percorso 8, percorso 7, 16, 14, dove è 11, scusa, 25, 4, 3, 2, 1, 21, 18, 15, 14, 13, 12, 10, dove è l'11? Cazzo, non è l'11. Oh, ok. Percorso erboso. Ok, ok. Quindi andare alla grotta di Ghelette. Ratata, stay away. PG. Alcuni cespugli fatti di amianto, cemento armato. Saranno siese. Oh, the bat. Che sete. Madonna, meno male c'è sto bypass del Mosco Smeraldo, che noia. Ciao, grazie di avermi seguito, anzi di averci seguito. Ci vediamo alla prossima. Fammi sapere quando è che fai la prossima live, che passo. E per il resto, buona giornata. Oggi pomeriggio verso che ora? Perché anch'io faccio la stream il pomeriggio dalle 4:30 alle 6. Passa pure il link, certo. Certo, certo. La fai un po' prima, beh, allora credo di riuscire a passare. Ah, perfetto. Perfetto, allora dopo controllo. Discord, ti giuro, non lo so usare. È una cosa astrusissima per me. Ti giuro, sono stra incapace. Ciao. Qua non devo andare in teoria. Però potrei andarci lo stesso, sai, ci vado lo stesso. Oppure no. Vabbè, andiamoci lo stesso. Una passeggiata non ci farà male.
quanti salve, come scritto ieri. Quanto stai buono. Cosa ci fai Team Rocket ancora qua? Para se ce l'avevo. Sì, sì, sì. Mister Mime si blocca ovunque. Cosa ne pensi, Mister Mime, della vita? Diverte a picchiettare il suolo, c'è proprio strano. Proprio strano, Mister Mime. Ancora qua stai. Ola. Che brutto. Gli utensaggi. Oh, finalmente siamo riusciti a prendere quella pokebolle. In teoria. No, non siamo riusciti a prendere la pokebolle. Se riuscissi a prenderla di qua, e niente, vabbè. Questa strada per il cavolo. Devo avere surf, per forza devo prendere quella pokeball, perché io seguo di là, sì. Ma che percorso è? Cioè, che strada devo fare? Le stopoli. Vabbè, comunque arrivo un secondo. La Pepsi dentro l'acqua per la medicinale.
Eccoci. Scusa per l'assenza. Allora, noi sappiamo che dobbiamo andare sicuramente al percorso 11, ma c'è qualcosa che mi manca, perché il percorso 11 era... questo con la grotta di Iglet. Poi dobbiamo andare al tunnel roccioso, perché me l'ha detto Spritz, e andremo a finire alla Vandonia, yes! Nice, che posto figo. Pensa ad entrare alla Vandonia con Mr. Mime. Allora, dobbiamo andare da Arancigiovole. Questa è una bicicletta, non me la darò mai, vero? Figurati. Ottimo, che con questa scusa vado a vedere come sta il mio Abra. Quasi quasi ti direi di prenderti Mr. Mime. Salito di 5. Allora, meno offerta. Solo 10. Vacca lampon dorata. Allora, fammi vedere. Abua cadabua. Livello decrescente al 21, buono. Ha solo teletrasporto per adesso, però vabbè, sarebbe Vulpix, che sarebbe comodo perché è di fuoco. Geod Danke, Drowsy. Non di terra, anche farebbe con o fuoco o di terra. Mi ricordo che Geod era parecchio buono. Non è male. Sicuramente Diglett è più veloce. Vulpix è una schiaffa. Il Mr. Mime non è che ha tutti questi attacchi così interessanti. Ah, non lo so. Prendo Vulpix, dai. Sempre troppo debole. Nel Geodude, che è stato anche scambiato questo qui, tra l'altro, quindi sale di livello come una gioia. Non lo so. Un altro Bulbasaur. Allora. Rattata, che cos'è tra l'altro? Buio normale. Invece questo Geodude terra elettro. O c'è elettro. Vabbè, prendiamoci questo coso. Questo Geodude. E rimetterei Abra. Ah no, Vulpix, dai, andiamo Vulpix, ma lo devo mettere in squadra, però cazzarola che scena. Forse no. No, sì, lo devo mettere in squadra per forza. Infatti.
Dai, pigliati sto Vulpix. Perché più che altro in teoria, forse se sono fortunato, altri Abra o cose così le dovrei trovare alla Vandonia. Forse sì. No, forse no. Boh. Comunque, squadra. Boccas. Geodude. Forte, non ce n'è. È più forte. E tra l'altro adesso ho anche degli attacchi di cacca, però può migliorare questo Geodude. Buona, dai, andiamo. Diretti dove? Corso 11 in teoria, che è tutto dritto. Ok, non prendere il tunnel. Oh, non ho nessun Pokémon che mi segue. Fanno uscire. Beh, Nidorino è una bestia. Mi sa com'è che è. Che bello che è Ivysaur. Peccato che poi diventa bruttissimo come Venusaur, ma vabbè. Pidgeot. Machop che stompa la terra. Bello da papà. Ma che meo che te si. Adesso è meglio per starti dietro, dolce. Per in poi, consultando la schermata delle info di un Pokémon, potrai visualizzare anche il suo potenziale. Che bordi? Che vuol dire potenziale? Qualcosa che ho nella borsa. Topografo. Good luck. Piuma bella.
Quindi qua c'eravamo già stati. Se tiro di dritto di qua c'è ancora Snorlax. Non vedo l'ora di catturare Snorlax. Perderò una giornata per catturarlo. Bene, allora dobbiamo andare al tunnel roccioso in teoria. Roccioso qui, quindi devo tornare indietro e siamo a posto. Vabbè. PG Drowsy. Ah. Pa 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 pa. Penso che devo, che posso già andare di qua, che non c'ho il tè in teoria. Mai detto, non è che devo più sto tè qua. Sono quasi, sono riuscito all'ultimo secondo a mutare il microfono, se no mi avrei fatto le orecchie nuove, i timpani vecchi. Il mio. Che culetto che hai visto. Bene. Sì, è giusto la strada, sì. Sì, 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 dai. Finally, un po' di lotte. Luciano gli occhi. Eevee versus Eevee. Eevee che odia la razza Eevee. Fiamma Bao. Bababum. Usa Crugito. Veramente mistero della vita. Nice, che combo. Sarò al 24. Quando è che si evolve? Il 36 tipo. Gloom! Urca, li odio questi Pokémon qua. Fortunatamente c'è una mossa a fuoco. Cazzarola? Madonna mia! Potevo io. Porco Giuda, ma che razza di difesa ha? Ed era super efficace. Nice.
l'altro com'è che si evolveva Geodude? Mi serve la luce, sì, lo sappiamo. Attenzione. Mentre che sono qui, salvo un secondo. E te mi bacio che c'è fuori. Jeremy Montana. Urco? Però mica male. Onyx. Onyx. Sleo. Tatara. Tatara. Let the boys be boys. Sleo. Tatara. Tatara. Let the boys be boys. Eh? Addormentato. Sei addormentato? Può essere lunedì per tutti. Ma come ha fatto questa animazione? Come l'hanno fatta questa animazione? Dai. Isauro. Sì. Oh, io. Boh, vedi. Silvia ha lavato il coso. Il tagliere. Che sapeva da cipolla. Ehi, quel... Questo è Spiro. Penso che di qua ci c'era anche. Uscivano anche i Nidorina. Non sbaglio. Tanto andiamo a ricaricare i Pokémon. Era questo che insegnava le mosse? Eh sì. Le insegnerei una mossa d'acqua al signorino Ivi. Anche fuoco, no, fuoco già ce l'ha una mossa. Sì. Bolla o elettrozappa. Bolla cosa fa? La usa, colpisce il bercallo con una raffica di boide per poi assorbirle e recuperare una quantità di PS. Sarebbe acqua. Promette quanto 60. Il più debole sarebbe il doppio calcio a 30. Vediamo se ho qualche PM. Interessante. Movimento sismico. Allora, Ivi. Imparare. Botti in testa. Giorno di paga. Non è male. Botti in testa 70-100. Impagante. Guardarlo. Idrovampata. Ma non può. Questo non può. Fulmine. E già. Fossa. Ivi può imparare fossa. Non è male come attacco fossa. Fulmine, vabbè. Botti in testa. È normale come attacco. Quanto ha fossa?
10-10. Ah, perché potrei fargliela imparare al posto di quell'altro là, come si chiama. Ma volevo vedere io. Avevo sentito dire che non scompaiono le TM, le MT, quando le insegno un Pokémon. Ok. Forza, MT. Proviamo, in caso riavvio il gioco. Doppio calcio, sì. Vediamo. Posso? No, non è scompare. Assurdo. Mi ricordavo di sì che scomparivano ste mosse. Vabbè. Mentre che ci sono... Ciao, ciao. Con chi parlo dei tre? Miei bei ragazzoni. Steven. Ciao mio caro Steven. Ho il naso tappatissimo oggi. L'allergia mi sta uccidendo. Come va? Come va? Ho appena scoperto perché le MT non spariscono più da Pokémon. Appunto, l'ho appena scoperto, è assurdo. Si vede che non gioco a un Pokémon, a un gioco Pokémon da un po', eh? Ma è super, è una figata sta roba che non scompaiono le MT, è assurdo. A questo punto, cioè, insegnerei qua qualcosa a Nidorino o Geodude, perché mi sembrano abbastanza... Piacchetti. Vediamo cosa c'ha Nidorino. Doppio calcio. A noi piace stare con le finestre aperte, però non abbiamo neanche le cose, le zanzariere. Infatti sto mese le installiamo a casa, che è ingestibile. Poi abbiamo due gatti in giro per casa. Nonostante io non sia allergico, però non aiutano. Non aiutano. Incornata? No, io lo lascio. Tossina anche. Doppio calcio. Bah. Se no, il mio Geodude mi sembrava ancora preso peggio. Movimento sismico era per il livello, quindi per adesso farei tipo un danno da 20-30 al massimo. Cambio distanza, per cui vedrò se starò a finestre aperte o meno. Io ho arrivato ormai marzo, fino a sicuro fino a luglio me la tengo l'allergia e poi mi ricomincia verso settembre. Ma io non ero neanche allergico 5 anni fa. Tutto di botto così, senza senso, 5 anni fa, allergico a qualsiasi cosa. Ah, purtroppo. Botte in testa è normale. Dai, facciamo fulmine, vediamo. Spero tu non abbia problemi, insomma, in questa nuova stanza. Vediamo. È fastidiosissima. Poi, tra l'altro, conosco sempre più persone che sono allergiche. Pensa. Subisce due attacchi per... Attacchi per due turni. Non mi stanno tutto.
cogli una pietra e la lancia contro il bersaglio, proprio il San Pietrino. Levito roccia, riduttore, bah. A questo punto quasi quasi toglierei il riduttore allo stesso coso, alla stessa potenza. Poi il normale, io normale dovrei avere già anche pazienza, che è esagerato, pazienza come attacco, però dato che il mio Geodude dice ha bella difesa, ha una buona difesa, dai togliamo il riduttore, va. Poi tanto ormai su sti giochi è assurdo, imparano per, gli attacchi, le MT non scompaiono, puoi cambiare il soprannome quando vuoi, le MN le impara tutte Eevee, una genialata, sta già qua super easy. Impara fulmine, ma vabbè, fossa, lo farei imparare anche a Geodude al posto di quell'altro, quindi sono sempre 80 di... Non hai campi vicini o fiori. Mi hai fatto ridere, mi hai fatto. Qua siamo circondati da campi. Abbiamo campi, soia, perché l'importante è che ci sia la soia, quindi le cimici asiatiche sono a quantità industriali. Abbiamo i maiali, perché non ci facciamo mancare i maiali, che così. E la sera arrivate verso le 9, si sente il profumo di maiali. Poi cos'altro? Fiori, vabbè, sì, abbiamo due alberi che entrano dentro il coso, dentro le finestre delle stanze, e adesso sono in semenza, si può dire, stanno sputando di tutto, stanno sputando pollini, semi, qualsiasi cosa, proprio. A volte, veramente, a volte penso, se stessi in città, forse starei meglio. Invece sto in mezzo ai campi, è assurdo. Ma perché sarà appunto il fatto che più o meno 5 anni fa mi sono trasferito in questa casa e è stato qui che forse mi sono accorto di essere veramente allergico. Allora, fossa, la puoi imparare anche Nidorino, Pikachu, va. Un sole e luna, ma è assurdo, io mi ricordo che cose che una volta si faceva uno o due Pokémon e qui imparavi soltanto le MN, era una cosa tristissima, però vabbè, cioè... Allora, Ivysaur non ha attacchi molto interessanti, cioè sonnifero, veleno, polvere, un po' noioselli. Questo... Wartortle non è malaccio, però potrei togliergli sto ritirata, non ci faccio niente. Pikachu non è male, questo non è male. E vediamo Wartortle cosa può imparare. Però puoi imparare botte in testa, che è normale. Puoi imparare... idrovampata, caspita, che faccio? Non glielo insegno? Ma stiamo scherzando. Fulmine e fossa. Fossa lo puoi imparare qualsiasi Pokémon. Ma fossa si può ancora utilizzare dentro le cose? Dentro le... Come si chiama? Dentro le grotte per uscire e utilizzarlo come... fune di fuga, non penso. Sì? Allora, ritirata, sì. Togliti sto ritirata. Sono solo aggro. Idrovampata. Boh. Direi basta, posso continuare a giocare. Poi se mi viene altro in mente... Ho ricaricato le Pokémon. Tutti la vita. Ti pare che prendevo
una via cieca. Mamma mia, scusami. Tu hai giocato ad altri giochi Pokémon ultimamente? Non mi ricordo se me l'avevi già detto. Eevee ti semplifica troppo il gioco, mi hanno detto. Eh sì, impara di tutto Eevee, impara di tutto. Cioè, non avevo, e ancora adesso non ho Pokémon fuoco, perché ho trovato soltanto Vulpix in teoria come Pokémon fuoco. E ho detto, vabbè, ma insegno una bella mossa fuoco a Eevee. Cioè, Fiamma Bam è assurdo, cioè, mi fa 90 con 100 di precisione. Eppure lo scotta. È assurdo. Tutti meno Ultrasole e Let's Go. Oh, ho capito. Vero, mi avevi detto che avevi giocato a Sole e Luna, ma non Ultrasole. Ultraluna si chiama, boh. Non mi ricordo. Vabbè, così. Io ci sto giocando perché appunto mi mancava uno di questi giochi. Per aumentare la difficoltà c'è chi non usa proprio il partner. Mamma mia, è comparso un Raticate, quanto sono brutti. Mamma mia, me non interessa della difficoltà o che cosa, appunto, è giusto per un po' di chill la mattina mentre mi ascolto le news. Ascoltiamo tutte le news e via. Un bel passatempo, un po' un throwback. Madonna, Raticate, così difficile se da catturare. Però sì, posso capire. La cosa che non ho capito, e magari tu sicuramente me lo puoi dire, sono solo i Let's Go che hanno sta questione, che hanno molto meno, come si dice, molte meno battaglie tra allenatori. Raticate, dai, porco Giuda. Che qua, cioè, alla fine, per aumentare il livello dei Pokémon, le battaglie sono quelle che sono, ma devi catturare solo Pokémon a quantità industriali, cioè. Io non sono proprio abituato a catturare più di un Pokémon della stessa specie, assurdo. Non so se è una cosa che hanno inserito per andare in tandem con coso, con Pokémon Go, non lo so. Ah, ok. Per questo, perché ho visto uno spin-off. Sì, perché infatti ho visto mia amorosa che ha giocato a Pokémon Go, mi sembra più o meno la stessa cosa. Solo che paghi 50 euro per comprarti Let's Go. Il che non so se sia molto sensato. Però vabbè, de gustius. Ma sulla Switch che altri Pokémon sono usciti oltre a Let's Go e... Sì, appunto, oltre a Let's Go. Scusa se te lo chiedo, perché potrei aprire il browser, ma non c'ho voglia, sto giocando qui, se lo sai. Qua catturi è un Pokémon classico, ti puoi allenare contro i Pokémon. Spada e scudo. Ma che noi sono spada e scudo? Che senso hanno? Spada e scudo. Non sapevo che ci fosse anche scudo, in effetti, però ha senso. Spada, mi ricordavo il nome di spada, ma scudo, madonna. Se fossi tipo un ragazzino di 10 anni, io non mi comprerei mai scudo. Che nome è? Niente, Raticate. Compari o no? Niente. Vabbè. Pokémon Snap, ma sì, Pokémon Snap ho visto che lo hanno un po' rifatto. Cioè, sono un attimo
Sono un po' rimasto un attimo così quando ho sentito che avrebbero fatto Pokémon Snap. Che già ai tempi sembrava un minigioco più che un gioco intero da pagare a prezzo pieno. Poi specialmente adesso nel 2021 far uscire una roba del genere. Ciao! Ciao! Cosa uso contro Senshu? Io di solito quando non so cosa usare uso sempre fuoco. Ciao, sì! Sto cercando di arrivare ai 50 follower. Si chiamano così followers, dai. Mi piacerebbe farlo un po' come lavoro questo qua di... è di tipo terra, sì, quindi... mi giuro non mi ricordo un tubo dei Pokémon. Terra. cosa faccio fosse anch'io, dai. Grazie, poi te lo lascio anch'io. Tu cosa fai del bello? Cosa streami? Acqua ed erba sono super efficaci. Acqua ed erba. Oh, grazie. Grazie, Seven, veramente. Grazie, veramente. Io ci sono certe cose. Grazie di avermi seguito. Ci sono certe cose che non mi ricordo proprio. Dati, Kate, no, continuiamo a lottare. Farò uno screenshot, faccio adesso una foto allo schermo per ricordarmelo. Acqua ed erba, terra. Acqua ed erba, me lo ricordo un po' come, non so, come le piante. Allora, contro Raticate, boh, faccio un morso, che ne so. Sì, comunque, ho iniziato Let's Go con Eevee perché io di... il mio avrei scelto coso. Veramente? Dopo la prima volta ti compare la scritta? Ma va? Veramente? Non so. Comunque io avrei giocato a coso. No! Veramente parli di vino sul tuo canale? Wine UG. Ma è geniale, grande. Ma è fighissimo, caspita. Noi siamo, io e mia amorosa siamo da Treviso. Abbiamo prosecco gratis in pratica. Veneto, cosa c'è in Veneto? Streami un po' di tutto, ma anche giochi. Dato che siamo su Twitch mi viene automatico parlare di giochi, ma in realtà io avevo aperto il canale non per fare stream di giochi, ma siccome mi piace giocare faccio lo stream di questo per adesso. Ma mia amorosa Salvia fa stream il martedì pomeriggio e legge un libro che si avvicina più a quello che volevamo fare, diciamo. Ha un certo numero che mi permette di fare live sul vino. Ma va, ma sei un grande, Seven. Sei un grande. Ma sei un grande, cazzarola. Rispetto. Grazie. Così rispolvero un attimo questo cervello impolverato che mi ritrovo. Sdoppiatore. Vediamo cos'è che ha. Sdoppiatore. In Veneto che io amo gioco e vino. Ah, vabbè. Ci sta. Sì, in effetti è vero. Ha ragione, Seven. È uscito un gioco sul vino, veramente? Cosa dovresti fare?
Wine Making Simulation, ma va, figata. Mi piacciono tutti i giochi simulatori un po'. Il doppiatore è troppo esagerato come un tacco. Poi anche normale, bah. No dai, lasciamo stare. Non far dimenticare. Beh, guarda, ti capisco. Io vorrei fare... Cioè, avevamo iniziato questo canale più che altro per fare più just chatting, la categoria su Twitch. Però anch'io mi sono trovato in difficoltà a fare un just chatting da solo. Però bisogna avere tanta pazienza, bisogna avere tanta pazienza. E oltre alla pazienza bisogna essere portati. Io non è che sono una gran persona portata davanti alla videocamera, io sono più bravo dietro alla videocamera e la fotocamera in generale, però si impara, se va va, se non va non va. Tanto alla fine ho detto gioco ai giochi, qualsiasi gioco esso sia, e giocarci da solo, giocarci con una videocamera non cambia tanto, poi specialmente se riesco a fare compagnia, ma soprattutto conoscere persone un po' da tutto il mondo, win win win, quindi benvenga. Però secondo me potrebbe funzionare come format sia su Twitch che su YouTube. Ma comunque passerò sicuramente. Io ti dico, io sono un birraio artigiano e sono più sulla birra, e poi piano piano mi vorrei spostare anche sul resto del grano. Sugli altri scusatemi, ma l'allergia. E mi vorrei spostare anche su altra roba fatta col grano. Però sì, sono sempre stato birraio artigiano. E del vino ne so parecchio poco, nonostante venga appunto da una delle terre del vino. Vabbè, sì, anche tutta Italia è terra del vino, però. Allora, Seven diceva terra, erba e acqua, giusto? Però non ho erba e acqua, non ho niente, boh. Almeno con il... ho messo capavo lo stesso. Quindi vengo dal mondo della birra, però del vino mi è sempre interessato, giusto per curiosità, informazioni, per cultura generale anche. Ho fatto più di una vendemmia, le ho viste fare, sono andato lì, tutto. È un mondo fighissimo, fighissimo. Tu ne sai qualcosa del vino a Venezia? Perché se non ti sei mai informato o informata, non lo so, c'è un'isoletta specifica a Venezia dove fanno il vino. Prova a cercare magari su YouTube, su Wikipedia, su Google, quello che è, se non lo sai. Se lo sai, mi fa strapiacere. Però sì, ha ragione Seven, puoi anche iniziare da YouTube e poi portare la gente da YouTube a Twitch e fare... Però sai, se fai YouTube soffri meno secondo me la questione della mancanza di spettatori, sai? Perché sai che comunque fai video e poi quei video verranno riguardati più avanti, magari non subito. Questo la penso io come la penso io, perché posso dirti che anch'io ho difficoltà molte volte. Poi la pubblicità è poco alla volta, se piace si condivide. Esatto, sì, approvo assolutamente con Seve. Perché può essere, te lo dico anch'io, cioè anche per me è difficile fare molte volte le live da solo, eh. Trovato Raticate, vediamo se riesco a catturarlo.
assolutamente approvo quello che dice Seven. Per il resto bisogna avere pazienza. Se sei portato, se sei bravo, se si ha fortuna, ben venga, però bisogna avere anche pazienza. Se riesci, magari sai, potresti fare anche una cosa intelligente che ti potrebbe portare qualcosa, e magari fare qui qualche piccola clip informativa anche su TikTok. Io non sono adatto a un TikTok perché mi manca la verve, come si può vedere, sono una persona molto più tranquilla. Però se riesci a fare qualcosa di informativo anche su TikTok, secondo me riesci a portare anche altra gente da là. Essendo un produttore di vino, ho notato molta ignoranza nel settore. In che senso ignoranza? Ignoranza del non aprirsi a queste piattaforme nuove? O hai notato ignoranza sull'end user che beve vino? Che non sa cosa sta bevendo. Ah, ok. Beh, allora benvenga, appunto, magari potresti fare qualcosa di informativo giusto per chiamare un po' di gente anche su TikTok. Ora capisco che magari TikTok può essere un po' difficile perché ci sono tanti ragazzini e ragazzetti che magari del vino frega poco. Però alla fine ho visto persone che, cioè, su TikTok ho visto anche chirurghi che fanno video proprio informativi sulla chirurgia, anche estetica. Cioè, ormai su TikTok c'è di tutto, un po' come su YouTube e Twitch. Ho storati che non riesco a prenderlo. Non volevo utilizzare le Mega Ball, però mi tocca, mi sa. Raticate. Eccolo qua. Hai già anche TikTok. Beh, ben venga. Perché quello ho visto che... quello è una delle poche piattaforme che... beh sì, il tempo manca sempre. Però comunque quella è una di quelle piattaforme che ti permette di diventare da zero, che ti permette di diventare qualcosa anche da zero. Quindi magari non è uno YouTube che magari hai bisogno di molto più tempo. Ha bisogno un tempo per carburare YouTube. Nella media, poi ci sono le persone che riescono a sfondare subito su YouTube, per carità. Però TikTok secondo me ti dà più possibilità per farti più che altro anche un nome, no? Farti conoscere, poi da lì magari riesci a passare la gente su YouTube e su Twitch. Però l'importante secondo me è sempre avere una buona idea, e questa qua mi sembra più che una buona idea. Sono veramente contento quando arrivano cose diverse sulla piattaforma e non soltanto i giochi. Io sono il primo a giocare tutto il tempo su Twitch perché ancora non riusciamo a fare le cose che volevamo fare con mia morosa su Twitch, perché lei è sempre in DAD, in università. Però magari quest'estate riusciamo a fare quello che volevamo fare, perché noi stiamo mandando avanti un documentario, e quindi magari fare anche un behind the scenes sul documentario, parlare di fotografia, tutte queste cose qui. Però cioè,
portarlo da solo non è giusto, perché non sono io il fotografo, cioè io faccio anche fotografie ma non sono il fotografo professionista. Mi sembrerebbe un po' ingiusto. Ivisauro al 25. Midorino anche lui al 25. Ciao Winebug, fammi sapere quando è che fai una... È stato un piacere anche per me. Fammi sapere quando fai una live, che io sono... Stai sicuro che sono interessato al vino, giusto per imparare qualcosa. Fammi sapere, poi dopo ricordami... Cioè, ricordami, me lo ricordo, non ti preoccupare, che ti seguo anch'io. Bene, buona fortuna, ci vediamo alla prossima. Ciao! Che attacco è? Madonna! Recuperato DPS. Petul mossa. Usa morso. Bene, 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 bene. Che dire? Andiamo a ricaricare i nostri Pokémon. Ci vediamo oggi pomeriggio con Yakuza 4. Come si esce da sto labirinto? Ci vediamo poi oggi pomeriggio. Adesso sono 11:20, devo cominciare a pensare cosa fare da mangiare alla famiglia, se no non se magna. Ciao mio caro Seven, ci vediamo alla prossima. Ricordami quando è che fai la live, che ho la memoria cortissima, o se no in caso poi lo vedo se mi arriva la notifichina. Grazie veramente dell'aiuto e del supporto. Grazie veramente. Madonna, ho sbagliato strada. Di qua. Anche di qua. Da dove cavolo è che si va in questo posto? Mi sono già perso. Questa parte forse. Madonna mia, che ignorante che sono.
Posizioniamoci per bene, così sappiamo da dove riprendere la prossima volta, che sarà mercoledì mattina con Pokémon. Allora, in teoria quelli li ho tutti sconfitti, questo no ancora, lo sconfiggiamo almeno perché siamo qua. Mentre siamo qui, Elaine, Montanaro, Geodude, non ho più attacchi di... Però fossa a sto punto. Ah, levito roccia. Mannaggia. Mannaggia, mannaggia. Cazzo. È una super efficace anche, oh. Autodistruzione. Ma è intelligente. Cosa manda in campo adesso? Un altro Geodude. Vediamo se possiamo cambiare Pokémon con Wattotl. Oh, io guardi. Mannaggia, quanto toglie Varsarona. Siamo bolla 40, pistolacqua 40. Siamo idrovampata sicuro. Sicuro. Nice. Pulito, pulito. Geodude, no, continuiamo a lottare. Pulito, pulito. Quindi anche sto Montanaro ce lo siamo tolti. Bene, che dire, noi ci vediamo oggi pomeriggio alle 4:30 con Yakuza 4. In teoria stiamo per finire, in teoria. E con Pokémon Let's Go Eevee ci vediamo mercoledì mattina alle 9:30 come sempre, e ciao.